Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Barry. Ragazzi miei, come di consueto per ogni stagione vi porto quelle che sono le classi che sto usando. Allora, calcolate bene che non ho usato tantissime armi, nel senso che molte vedrete sono armi livellate anche poco. Però insomma qualche accessorio ce l'ho messo, le sto provando. Ce ne sono due in particolare che mi sono piaciute tanto. Chi mi segue sempre in live lo sa perché le sto usando tantissimo. Ormai il chilo non lo sto più toccando da 2 o 3 giorni. Anche perché, vi dico la verità raga, dopo 7 mesi che lo usavo mi sono anche un po' stufato. Per cui questo video qua sarà un video, diciamo appunto, di recap dove voglio spiegarvi anche quella che secondo me è la situazione di Warzone attuale, perché dopo 3 giorni, 4, adesso non so quando è uscita la season, non mi ricordo, di gioco appunto, sono giunto a delle conclusioni che sono appunto le seguenti. In primis ragazzi, questo aggiornamento è una mano dal cielo, questo va detto, perché hanno introdotto un sacco di armi nuove. Il problema secondo me principale, e che veramente mi spiace tantissimo, è che non hanno cambiato Verdansk. Ora vi dico sinceramente, Verdansk è una mappa fatta bene, cioè questo va detto, è una mappa fatta perfetta dall'inizio alla fine, però è talmente perfetta che è quasi difficile da andare a modificare, e questa paura magari di modificare in maniera sbagliata secondo me ha limitato un po' il gioco a lungo termine, perché la stessa mappa per così tanti mesi secondo me dopo un po' può stufare. Quindi per cui mi ritrovo appunto a dirvi queste cose, cioè che secondo me attualmente Alcatraz è la parte più divertente di Warzone, è la parte che giocherei tutto il tempo in live. Però mi rendo conto che non posso farlo, perché non posso giocare solo Alcatraz tutto il tempo. Facciamo anche Verdansk, abbiamo fatto anche delle belle partite ieri, una bella win dove tra l'altro l'ho clacciata con l'RPD. Insomma è una modalità che comunque piace, ma Alcatraz attualmente batte secondo me Verdansk. Verdansk ha bisogno veramente di essere modificata, e tra l'altro non in piccole dosi, cioè ha bisogno di una bella modifica magari da un giorno all'altro. Pensate che figata entrare, vedere tutta la mappa, no tutta la mappa no, però un quarto di mappa diversa così dal nulla, sarebbe fighi. Il problema delle armi di Cold War è il seguente raga: le armi di Cold War sono armi concepite per il multiplayer a parere mio, non per un battle royale come le armi di MV. Sono armi che sono forti quasi tutte sulla media distanza, nella lunga distanza, nella lunga gittata perdono tantissimo. Infatti gli AR, molto spesso mi viene chiesto in live che AR ti piace di Cold War, cioè gli AR sono tutti belli in realtà, il problema è che sono belli per fightare da 30 metri, che su un gioco come un Battle Royale non serve a niente, perché vado a prendere un SMG, non gioco con un AR per fightare da 30 metri. Quindi mi sono ritrovato a dover giocare più che altro con le mitragliatrici, ve lo dico sinceramente. Il QBZ è carino, mi piace, non fa tantissimo danno come AR, però diciamo che il rincuore gestibile, l'ho usato un po' e si può usare. D'altro canto invece ragazzi, gli SMG sono una categoria valida, in particolare il Milano e il MAC secondo me sono molto validi. L'MP5 non mi piace, ve lo dico subito, è un MP5 nettamente più scarso rispetto a quello di MV. Il Milano è un'arma molto precisa, lo trovate anche a terra, l'avete già usato sicuro, è un'arma precisissima. Il problema del Milano è che non fa danno, cioè ne fa veramente poco, è talmente tanto preciso che sì, ti piace usarlo perché non ha rinculo, però devi dare 6 caricatori per ammazzare uno. Quindi in realtà è un'arma che ho un po' accantonato. E invece ragazzi, lui, il MAC è un'arma veramente incredibile. Come potrete vedere a breve, il mio personaggio sta camminando proprio con il MAC in mano. Ne approfitto anche per cambiare la scena. E il MAC raga è un'arma fortissima, nulla da dire. Time to kill bassissimo, molto precisa. Sapete cosa mi sembra? Mi sembra quella mitraglietta che mancava su Warzone, che è un incrocio tra un MP7 e un MP5. Potenza di fuoco di un MP5, precisione di un MP7 sulla lunga distanza. Poi io l'ho buildata per fightare da vicino, ma poi vi spiegherò che c'è un mirino che secondo me è fortissimo. E insomma ragazzi, è una mitraglietta veramente valida, che vale la pena di usare. Secondo me è entrata in meta assoluta. Non ho buildato tutte le classi perché ne avrei dovute creare alcune in realtà a caso, quindi ho preferito non farlo. Ve ne ho buildate 6. Questa qua che vedete è una classe con una secondaria un po' strana, ora vi spiego il perché l'ho messa. E nulla, sono classi ragazzi che sto utilizzando all'interno del gioco, ma poi vi dirò. Il Macar, l'ho chiamata così, è probabilmente la classe che sto usando di più in assoluto in questo periodo. Questo è il QBZ, nel frattempo ve lo faccio vedere. Il QBZ ragazzi, che è accessoriato in questa maniera, adesso io non sto qua a leggere gli accessori, tanto li potrete leggere tranquillamente, vi do un resoconto sull'arma. È un'arma raga che da media distanza shot è molto forte, il problema è veramente impossibile, infatti non ci ho messo un mirino come potete vedere stile VLK, è impossibile shottare da lunga distanza. È una classe fatta per divertirsi, magari performa su Alcatraz perché sono fight comunque ravvicinati, ma sicuramente su Verdansk non rende mai, mai, ve lo dico subito, questa è una classe da Alcatraz. Questo invece è il Pompa, un'arma particolare perché shotta in testa ma da vicino.
Se vi allontanate, ragazzi, leggermente servono 50 colpi. Però è divertente da usare. Vi dico, sinceramente, da vicino shotta, quindi ci può stare, ecco. Non è una di quelle classi che sicuramente vi consiglio per andare a vincere su Verdansk. Però per divertirvi su Alcatraz, provatela. Fa ridere, è simpatica come cosa. Ma ragazzi, mi sono dimenticato di dire, ovviamente, vabbè, Semtex, granata stordente, artificiere, risposta eccessiva, amplificato. Ma questo sarà un must a parte in una classe. Godzilla, raga, cioè, non sto neanche qua a spiegarvi cos'è questa. Questa, a parere mio, attualmente è ancora la classe più forte del gioco. MP5 o R9, io preferisco l'MP5. E vabbè, il chilo, non ve lo faccio vedere, raga, l'avete visto secondo me infinite volte. Non serve che io appunto ve lo mostri. Questa invece è una classe rivelazione, raga. Questa segnatevela, perché a parere mio è veramente una bomba. Ve lo giuro, è estremamente forte. Il MAC, ragazzi, buildato in questa maniera, col Task Force 5-9, silenziatore l'ho messo alla fine. Vabbè, insomma, i perk dell'arma li potete leggere. È un'arma molto molto stabile da lontano. Il problema è che, non avendo il mirino, ha un mirino base che fa un po' schifo, ve lo dico sinceramente. Ed è quindi di conseguenza è molto forte da vicino, mirando da media distanza. I long shot non li potete fare con quest'armettina, però vi posso assicurare che da vicino sciogliete qualunque cosa. E questo invece, ragazzi, è il famoso tossico, l'RPD del Berrone. Questa, ragazzi, è l'unica arma che secondo me regge un confronto con un chilo su Warzone. E vi spiego perché. È molto precisa, veramente immobile. In realtà non è che è precisa, è immobile quando spari. Questo mirino qua è molto molto simile a un VLK e l'arma fa danno. C'ha solo una pecca, ragazzi: il fatto che comunque non ha un silenziatore. Il non avere un silenziatore vuol dire che quando tu stai fightando, la gente sa sempre dove sei. Vi assicuro che noi ci siamo abituati a giocare con i silenziatori, perché il monoblocco era una cosa fondamentale su Warzone. Abituarsi a giocare con silenziatore ti diventa quasi una cosa automatica, il fatto che tu stai sparando e i nemici non sanno dove sei, o comunque vabbè, ci impiegano del tempo a capire da dove spari. E di conseguenza, andando a sparare senza silenziatore sembrerà strano, ma tu appena spari iniziano a sparti da ogni lato perché sanno tutti dove sei. Però questa l'ho provata, ci ho clacciato anche un game, è fortissima, vi consiglio di provarla. Caricatore rapido, molto veloce a caricare, 75 colpi base, quindi proprio clean. Diciamo che, ecco, che quei 15 colpi in più che il chilo non aveva, io li sto andando a usare a discapito di un silenziatore, possiamo mettere in questo. Un'altra arma molto simpatica che mi è piaciuta, ragazzi, anche se non l'ho livellata, ma io non penso di aver bisogno di livellarla perché così mi piace, è la K74U, buildata in questa maniera. Vabbè, appunto, le vedrete. Insomma, è un'arma che piace molto, perché è forte sia da media distanza che da distanza ravvicinata. E infatti l'ho abbinata a un cecchino, semplicemente perché è un'arma che mi permette appunto di fightare anche gente un po' più lontana rispetto ai 20 metri. Quindi di conseguenza la vado ad abbinare a uno sniper, soprattutto in solo, è una classe molto divertente. Ok, non vedete il Carl, raga, semplicemente perché ho messo l'HDR, perché boh, l'HDR mi piace ogni tanto usarlo, ma potete metterci qualunque sniper vi piaccia. L'importante è che magari provate a buildarla in questa maniera, la cappino, perché spinge, raga, spinge parecchio, fidatevi. Non è male, molto precisa e soprattutto è divertente, ecco, divertente da usare. Vabbè, questa classe non ve la faccio vedere, tanto l'avrete vista infinite volte all'interno dei miei video. Non posso dire altro se non che il Kar rimane in assoluto, a parere mio, l'arma più bella, più divertente, più forte di Warzone, per mille motivi che già vi ho spiegato in altri video, non sto qua appunto a spiegarli. L'unica cosa è che ho messo di corsa, che è un perk che mi piace tanto perché ti rende tutto più frenetico all'interno del gioco a discapito di artificiere. Ma vi dico la verità, raga, da quando hanno nerfato i C4, artificiere non è che mi serva tantissimo, ecco. Sto pensando ultimamente di togliere amplificato per mettere esperto navigato, perché le stun rompono. Però raga, amplificato anche lì fortissimo, ti permette di switchare subito l'arma in maniera molto rapida. Quindi boh, fatemi sapere voi che perk state usando in questo periodo. Ci tengo in realtà, perché secondo me i perk stanno cambiando un po', il meta dei perk sta cambiando. Questa, ragazzi, è la mia classe troll del momento. Allora, troll perché? Innanzitutto perché il cecchino, come potete vedere, purtroppo non ho tanti perk, mi sono ritrovato a usarlo in questa maniera. Vi dico, non è il car, però sciotta. Non è il car ma sciotta, è un'arma divertente, assolutamente diversa dai cecchini che sono i cecchini di MV, perché mira in una maniera diversa. È molto più, sembra che ha uno zoom iniziale, cioè che ha un'animazione iniziale lenta e poi boom, di colpo mira. Non so se anche voi ha dato questo effetto. Non mi fa impazzire appunto come animazione, però se ti ci abitui può starci. In testa sciotta raramente però uccidete gente in movimento, cioè può succedere ma è difficile. Sicuramente non è il car che quando hit in testa l'altro crepa sempre. Qua è un po' diverso, però nel complesso ci sta, vi dico la verità, mi piace. Questa secondaria, raga, io ve lo giuro, è un'arma che non ha senso. Io non l'ho ancora provata in live, cioè in realtà l'ho provato offline una volta. Vabbè, comunque, tralasciando quello, io non so definirla. Allora, con questo laser, ok, infatti l'ho usata una volta, ma perché in realtà ho copiato la build da TikTok e aveva questo laser, quindi ho detto, boh, non devo neanche livellarla. Raga, cioè,
non ha un time to kill che è inesistente. Tu mi rispari. Qua, con questo laser, veramente, i colpi vanno tutti dove punta il laser. Io non so se è un bug, non so se dovranno nerfarla, non so per quale motivo è così forte, ma mi ricordano, raga, vi giuro, le renette a Kimbo come time to kill. E qua è singola l'arma, cioè, per farvi capire. Molto forte, provatela. Vabbè, qua ovviamente, raga, la secondaria, mettete quello che volete. Provate questa se volete divertirvi. L'arma che invece potete veramente provare questo cecchino buildato in questa maniera. I perk sono sempre i soliti. Comunque, io le classiche sto usando, ragazzi. Vabbè, queste poi, insomma, le avete già viste. Questa è fantasma massima allerta. Le classi che sto usando sono principalmente il Makar. Vabbè, questa, quindi RPD. Facciamo che più che classi, armi, l'RPD e il Mac. Lo stoner non l'ho ancora provato. So che alcuni mi diranno prova lo stoner. Lo farò, non vi preoccupate. Vi porterò un video sia con l'RPD che con lo stoner. Non preoccupatevi. Fatemi sapere, raga, cosa ne pensate di questo aggiornamento. Perché secondo me, sì, belle le armi e tutto quanto, ma serve un bilanciamento istantaneo. Perché sennò il chilo rimane più forte di qualunque altra arma. L'MP5 di MV rimane troppo più forte delle altre mitragliette di Cold War. Serve un bilanciamento delle armi. E serve anche un cambiamento su Verdansk, raga, a parere mio. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Sinceramente non avevo granché da aggiungere, perché quello che potevo dirvi, appunto, le cose che potevo dirvi ve le ho dette. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scusate, se vi è piaciuto l'aggiornamento oppure no. E nulla, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Dal Berrone è tutto. Bella boys.